Cassini TV, benvenuti al Pesaro Wine Festival, edizione 2022. Pensate che dal 2016 questa manifestazione accoglie ogni anno tantissimi appassionati di vino e del buon bere. Si sono date appuntamento circa 40 cantine a livello nazionale e internazionale che sono qui per farvi assaggiare, accogliere e anche degustare, oltre che acquistare tutti i loro prodotti. È una grandissima opportunità per conoscere tutte queste cantine di grandissima qualità. Siamo qui con Gianluigi Garattoni, uno degli organizzatori della manifestazione, a cui facciamo volentieri qualche domanda per sapere un po' di più su queste cantine e sul taglio soprattutto che è stato scelto nella selezione di queste realtà enologiche. Sì, grazie. Il taglio è prevalentemente legato all'artigianalità delle cantine che sono qua. L'idea è quindi di portare delle realtà che comunque hanno uno sguardo attento verso la natura, uno sguardo attento anche verso la produzione, che quindi fa esaltare quei caratteri che sono l'unicità, il terroir, la localizzazione geografica, che è un'unicità che può legare appunto ogni produzione al luogo di origine per certi versi. E quindi l'idea è stata quella di unire un numero di cantine anche limitato per poter fornire anche fruire, diciamo, in maniera idonea anche in questo periodo, no? Per certi versi così difficile, di aziende che comunque hanno un forte legame con la territorialità, e quindi l'idea è appunto stata quella di selezionare aziende che hanno quindi uno sguardo attento verso la natura e verso la territorialità appunto. Benissimo, una bella selezione quest'anno anche delle cantine, che sono circa 40 da tutta Europa. Sì, prevalentemente ovviamente siamo in Italia, abbiamo una buona rappresentanza anche della regione Marche, con anche il nostro Bianchetta del Metauro che viene degnamente rappresentato, ma ci sono anche produzioni di prodotti agroalimentari, quindi dai formaggi agli oli, che distinguono appunto il valore dell'artigianalità a livello regionale e italiano. Ovviamente non mancano aziende internazionali, perché sono presenti diverse realtà con lo champagne, con Riesling, e quindi ecco, c'è da divertirsi. È giusto ogni tanto avere anche uno sguardo oltre frontiera, giustamente, e quindi abbiamo ben rappresentato anche la parte gastronomica. Sì, come dicevo, i formaggi, in particolare in questo caso i caprini, le lavorazioni e le stagionature non sono dimenticate, gli oli, i salumi per certi versi, che ovviamente identificano il nostro territorio da sempre, quindi ci sono tanti aspetti. Poi ci sono ostriche, per dire, parlando di prodotti della pesca, quindi insomma tante merceologie sono rappresentate da espositori che vanno conosciuti, perché poi ognuno può raccontare una storia e può raccontare del valore delle produzioni che conserva e produce in casa per certi versi. Siamo qui con Gianluca Galeazzi, la mente, la vera mente del Pesaro Wine Festival dal 2016, quando fu inaugurata la prima edizione. Beh, dopo 2 anni di fermo finalmente si ritorna a respirare un evento in presenza. Sentivamo la mancanza? Beh, penso proprio di sì, è una cosa che noi come organizzatori abbiamo particolarmente avvertito, ma l'abbiamo avvertito proprio perché tanta gente, anche in prossimità di quelle che erano state delle pseudodate che noi abbiamo cercato di proporre, ma chiaramente tenendo sempre l'occhio e lo sguardo a quello che era il problema pandemico, per cui però molti ci chiamavano per sapere, insomma, se si faceva o non si faceva, per cui sicuramente abbiamo sentito e avvertito questo grande fermento. Questo è stato motivo di grande stimolo per tutti e per lavorare ancora di più su questo progetto, e oggi siamo qua felici dopo veramente tanti mesi di lavoro, sia dal punto di vista comunicazione, stampa, logistiche e tutto quello che riguarda l'organizzazione di un festival come questo, che
soprattutto da un punto di vista mediatico, sta prendendo molto molto piede in questo contesto, diciamo, che è quello poi del vino, della produzione del vino artigianale o comunque, diciamo, di aziende medio piccole. E vediamo che effettivamente c'è una grande risposta. La giornata è bellissima, il luogo è splendido e le persone sembra che abbiano avuto veramente voglia di ritornare a degustare e ad assaggiare, soprattutto a conoscere i produttori, perché qui è possibile conoscere i produttori e anche acquistare direttamente da loro. Sì, questa è una formula che noi abbiamo sempre messo in campo già dalla prima edizione, e proprio perché rientra proprio nella dimensione, cioè quella di un dialogo diretto col produttore, e anche poi la possibilità per un avventore che non è un uomo di settore, che non è un ristoratore, che non è un sommelier, di potersi portare a casa comunque un vino che gli ha dato un'emozione, che gli ha dato un piacevole momento, e per cui noi abbiamo sempre voluto, ecco, che ci fosse questa possibilità, cioè di poter anche acquistare la singola bottiglia. E siamo qui con Luca Iorio, tra gli organizzatori del Pesaro Wine Festival, in questo caso nella veste di coordinatore dei seminari. Sì, grazie. E anche quest'anno, diciamo, la parte didattica dei seminari ha ricoperto un ruolo molto importante, come io e Gianluca dall'inizio, da quando venne fondato il festival, sempre stato uno degli obiettivi principali di questo festival, trasmettere, diciamo, la cultura del vino, far capire alle persone anche cosa c'è dietro un vino, e il lavoro, l'impegno e la passione. Quest'anno in particolare sono contento e orgoglioso di, in realtà avevamo iniziato 2 anni e mezzo fa, è stata una gestazione lunga, poi ovviamente, diciamo, sospesa per il Covid. Avevamo anche avuto un contatto con l'Istituto Agrario, con i giovani, e ieri sera, diciamo, la serata di inaugurazione del festival ha avuto luogo a Villa Caprile, che è l'Istituto Agrario, qui la Scuola Superiore Agraria Pesarese, e abbiamo fatto un incontro con 3 produttori d'eccellenza che hanno fatto nella loro vita, prima ancora che nella professione, dell'artigianalità del vino, della qualità, diciamo, il loro mantra, il loro obiettivo, direi quasi unico nel lavoro. E si sono confrontati con i ragazzi dell'istituto e penso di poter dire, no, anche le persone che sono intervenuti, i ragazzi stessi, i docenti, gli hanno detto che è stato bello perché non è stato il solito convegno sui vini naturali, non si sono dette le solite cose, è stato dato un taglio, diciamo, giovane, perché bisognava parlare a una platea giovane, bisognava far capire gli errori, l'esperienza passata, presente di questi grandissimi produttori che per loro sono delle icone, sono comunque, li conoscono, ma ha colpito anche la passione di questi ragazzi, e confrontata con la loro visione del mondo, del lavoro e dell'agricoltura, che è completamente diversa dalla nostra, soprattutto da quella dei produttori stessi. E quindi penso e spero, da ieri sera ho parlato poi dopo il dibattito anche con i 3 produttori, che anche loro ne siano usciti arricchiti. Perché settimana scorsa a un convegno di lavoro mio ho sentito una ragazza di 25 anni che alla fine, dopo 6 ore di workshop, ha detto: io sono rimasta colpita dalla visione del mondo che ho io oggi, appena uscito dall'università, che è completamente diversa dalla vostra, da come sento parlare persone che lavorano da 20-30 anni. Penso che ieri sera, ecco, sia stato qualcosa di simile, e è stato dato un taglio anche, diciamo, importante, si è parlato anche di tematiche politiche, sociali, di quello che è l'agricoltura oggi. E oltre a questo abbiamo poi oggi avuto Armando Castagno, diciamo, i relatori storici che hanno accompagnato il festival dall'inizio, quindi Armando Castagno che ci ha parlato del terroir della Franciacorta, e quindi al di là, diciamo, del brand, del marchio Franciacorta conosciuto in Italia, non solo, insomma, cosa c'è dietro, quella che è la sostanza oltre alla forma della Franciacorta. Sempre grande successo di pubblico, sempre sono contento, diciamo, che le persone mi ci chiedessero, a me e a Gianluca, anche in questi anni, quando rifacciamo, quando rivengono Castagno e San Giorgio, e quindi spero di poter continuare anche negli anni prossimi ad avere questo interesse, questo entusiasmo da parte nostra, e ripeto, anche da parte di questi relatori molto noti e rinomati a livello nazionale, non solo, che ogni anno vengono qui e penso trovino un ambiente interessato ed accogliente. Siamo con Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, presente al Pesaro Wine Festival, a cui chiediamo com'è questo ritorno finalmente alla normalità. È bellissima, la location di Villa Cattani ed è organizzato davvero molto bene, con case vinicole di grandissima qualità, vini che non si trovano facilmente, e capacità di raccontare la storia che c'è dietro il vino e la cultura che c'è dietro il vino.
ed è per questo che siamo molto contenti che Galeazzi & Company siano riusciti a rifare questa manifestazione, perché fa parte anche questo della capitale della cultura italiana che abbiamo raggiunto, perché il connubio tra enogastronomia e cultura sarà un elemento fondamentale di questi 3 anni che abbiamo di fronte, e quindi non vediamo l'ora di ripartire. E oggi questa giornata pre-estiva con tanta gente, con questo vino eccezionale, davvero di buon auspicio per la stagione e per questo triennio che abbiamo davanti. Siamo qui presso lo stand della cantina Saputi di Colmurano, in provincia di Macerata. Qui facciamo qualche domanda perché siamo curiosi di sapere un po' l'impressione dei produttori. È la prima volta che venite a Pesaro, al Pesaro Wine Festival? Sì, per noi è la prima volta e siamo abbastanza soddisfatti. E abbiamo scelto, anche perché abbiamo, è qui con me ora in questo momento, non lo vedete, ma abbiamo un commerciale quassù, quindi abbiamo scelto questo palcoscenico anche per questo motivo. E immaginavate un pubblico così attento e curioso, soprattutto dopo 2 anni di fermo? Ce lo aspettavamo, ce lo auguravamo forse, e è stata una piacevolissima sorpresa. Per noi era la prima volta, quindi non avevamo dei paragoni da poter fare, però siamo assolutamente soddisfatti. L'affluenza è sicuramente positiva e c'è molto interesse. Anche le altre cantine, ho avuto modo di fare qualche giro anch'io, ho trovato altissima qualità, piccoli produttori, quindi assolutamente soddisfattissimi. E siamo qui nello stand della cantina Sorrico di San Costanzo, in provincia di Pesaro, quindi siamo, diciamo, nel nostro territorio, a cui chiediamo se è la prima volta che vengono al Pesaro Wine Festival. Sì, è la prima volta che veniamo al Pesaro Wine Festival e abbiamo provato anche nel periodo Covid, dopo ovviamente tutto si è fermato per la questione dell'epidemia, però volentieri ritorniamo in questa bella villa per presentare i nostri vini. E che vini producete? Allora, noi abbiamo il Bianchello, che è il nostro vitigno principale, abbiamo una vigna di 50 anni, poi abbiamo anche delle uve di Verdicchio, che però non essendo in provincia di Ancona possiamo solamente chiamarle come GT Marche Bianco, e poi abbiamo interessante il Pinot Nero. Il Pinot Nero, abbiamo 2 ettari di Pinot Nero, un vitigno molto particolare, però molto apprezzato, abbiamo trovato un buon riscontro sulla clientela. Abbiamo questa bottiglia qui che è un rosé di Pinot Nero, metodo Charmat, e poi abbiamo invece anche una bottiglia che, proprio per la nostra, diciamo, vicinanza al mare, abbiamo deciso di fare un Pinot Nero che si abbina bene anche alle zuppe di pesce, con la tradizione fanese dei brodetti, ma anche con, è un, diciamo, una tipologia di uvaggio che si abbina bene al food di pesce. Bentornata Cameli Rene, presente fin dalla prima edizione del Pesaro Wine Festival. Com'è la situazione dopo questi 2 anni di fermo? Non vediamo l'ora di comunque vedere gente, di parlare con qualcuno, perché in effetti per 2 anni c'è stata un fermo del settore, sia dei ristoranti che anche di tutti i settori della ristorazione anche. E adesso sembra che tutto stia ripartendo. Che cosa producete voi? Allora, noi facciamo la pastierina in burezza, il pecorino, poi un pecorino barriccato, un pecorino spumatizzato, un Alicante Grenache, un Ozio Montepulciano in burezza, un Rosso Piceno Superiore e un Sangiovese in burezza. Beh, diciamo una bella offerta, una bella proposta, e devo dire che alcune sono anche un po' meno presenti nella provincia di Pesaro Urbino, quindi diciamo che è una bella novità anche poter approfittare all'interno del Pesaro Wine Festival per conoscere altri vini e altri vitigni di altre regioni o di altre zone della propria regione. Siamo qui con Luca Silvestri dell'azienda Colle Onorato di Iesi, a cui facciamo 2 domande per sapere se è effettivamente la prima volta che vengono al Pesaro Wine Festival o se è un ritorno.
Ciao, ciao a tutti. No, non è la prima volta che veniamo qui al Pesaro Wine Festival, è la seconda. La prima volta è stata nel 2019 e purtroppo gli anni successivi, no, per causa di forza maggiore, non si è potuta fare. Seconda volta che veniamo, fiera molto bella, molto interessante, molte persone, ci piace molto. Sì, con l'Onorato noi produciamo Verdicchio dei Castelli di Jesi, appunto siamo a Jesi, un rosso piceno e un rosato, siamo una piccola azienda a gestione familiare, siamo io e la mia compagna che facciamo tutto noi, dalla cantina al vigneto a qualsiasi cosa, ci piace molto. E siamo qui con Simone Pagliari dell'azienda Pagliari Gabriele di Montefelcino. Siamo ritornati nella provincia di Pesaro Urbino, a cui chiediamo un'impressione dopo questi 2 anni di fermo, di nuovo con queste persone che sono tornate ad apprezzare i vini al Pesaro Wine Festival. Ma qui c'è voglia di gioia, cioè la gente vuole uscire, bere un bicchiere di vino, si vuole, tra virgolette, alleviare dal peso che ha avuto della pandemia e giustamente viene qua e beve. Poi dice che il virus con una certa quantità di alcol muore qui, quindi non c'è né trasmissione, non c'è, qui siamo proprio a livelli top. Siamo completamente immuni all'interno del Pesaro Wine Festival da quanto alcol c'è. Ma che cosa producete voi a proposito di alcol? Allora, qui da noi, a proposito di alcol, si può venire ad assaggiare il Bianchello del Metauro, il Bianchello del Metauro Superiore, Sangiovese, abbiamo anche il Rosso Marche, cioè tutti i vini che si producono nella nostra zona, la zona di Pesaro, nel nostro comune, cioè tutti quelli che noi produciamo, più anche gli spumanti, perché se uno giustamente vuole un po' più di brio, la bollicina dà più brio. E siamo qui con Federica Pagliari dell'omonima azienda, anzi titolare dell'azienda che produce un ottimo olio e delle olive e anche dei lavorati, dei prodotti delle olive. Beh, complimenti intanto e benvenuta al Pesaro Wine Festival. Parlaci un po' della tua azienda. Allora, grazie per il benvenuto. In effetti noi è il primo anno che siamo qua e siamo felicissimi di esserci. La mia azienda nasce a novembre del 2019, proprio siamo freschi, come si dice, appena nati, ma abbiamo raggiunto già dei traguardi importantissimi. Infatti noi produciamo, come hai detto, gli extravergine d'oliva. Noi a novembre di quest'anno abbiamo vinto il premio, siamo arrivati al terzo posto come al premio all'oro migliore delle Marche, l'oro delle Marche del 2021, quindi è stato un traguardo molto importante considerando che siamo nati da poco e quindi per noi è stata una grandissima emozione. E adesso partecipiamo anche all'oro d'Italia e all'oro del Mediterraneo e speriamo di raggiungere un grande traguardo anche lì. La premiazione sarà sabato, quindi ci aspettiamo, ecco, siamo in trepidazione, non vediamo l'ora. Siamo qui con Fabio Vezzani, giornalista sommelier, a cui non resistiamo dal chiedere qualcosa sulla qualità di questi vini. Grazie. Sì, la qualità soprattutto su alcune tipologie, penso al Pecorino, al Montepulciano, sono molto alte. La qualità dei vini espressi soprattutto qui al Pesaro Wine Festival mi ha colpito. Poi ieri sera abbiamo anche avuto la possibilità di poter approfondire alcuni temi che credo che facciano riferimento un po' a tutte le cantine che ci sono qua oggi, sulla qualità dei vini e sui problemi che ci sono oggi nel mondo vitivinicolo. Infatti ero moderatore della serata di ieri sera e devo dire che è stato molto interessante anche carpire le problematiche e le possibilità di sviluppo che ci sono oggi. Oggi abbiamo un evento che sta crescendo tanto, che devo dire che sta
esprimendo, come dicevi bene tu, una qualità molto alta, soprattutto nelle piccole produzioni, che penso siano quelle che ad oggi danno maggiore risalto alla nostra enologia a livello nazionale, e le Marche stanno crescendo tanto perché sono protagoniste, penso, di questa giornata. E siamo qui all'esterno del Villa Cattani Stewart, dove vi abbiamo fatto scoprire tutte le migliori cantine presenti in questa manifestazione, in questo Pesaro Wine Festival 2022. È stato un piacere ritornare a vedere la gente in presenza con i calici alla mano, felici e desiderosi di ritornare a una normalità che aspettavamo da tempo. Tantissimi produttori felici, tantissima gente, autorità, una bellissima festa, un bellissimo tempo. Quindi continuate a seguire tutti gli eventi di Rossini TV sul canale 80